Ciao ragazze, allora, come potete vedere sono abbastanza presente negli ultimi giorni, sarà che a scuola o c'è l'occupazione o c'è l'autogestione, quindi nel pomeriggio mi dedico molto al mondo virtuale, insomma. Allora, con questo video volevo soddisfare la richiesta di una ragazza, Nemi Matta Mengoni, a cui mando un bacione grandissimo e la stimo perché le piace Marco Mengoni, o almeno penso. È un po' ovvia come cosa. Comunque, che mi chiedeva un make-up sui toni del rosa e del nero, ovvero mi ha chiesto, diciamo, un consiglio visto che si doveva vestire, doveva indossare un vestitino color fucsia, un cinturone nero e scarpe nere lucide. Quindi ho pensato, l'ideale, diciamo, questo make-up. Che è appunto sui toni del rosa e del nero, del viola scuro, insomma. Sono andata molto pesante con le labbra, anche se non devi per forza farle così rosse, anzi, ti consiglio un color nude o appunto qualcosina sul rosino, ma dipende sempre appunto da dove devi andare. Soltanto che io volevo usare molto e mi piaceva molto l'idea. Nulla, spero che questo make-up ti piaccia e soprattutto piaccia a tutte voi. Grazie infinite per tutte le ragazze che si iscrivono al mio canale e per quelle là che mi seguono sempre, che i vostri commenti davvero mi riempiono di gioia le giornate, mi rendono davvero davvero molto felice. Nulla, bando alle ciance e vi lascio al video. Ciao ragazze! Allora ragazze, inizio applicando su tutto l'occhio questo Samus Shadow di Kiko, lo 02 Violet, di questa linea qua, la non mi ricordo quale, questa qui, e l'applico su tutto l'occhio, cercando di non prenderla però con le unghie come ho appena fatto. La stendo per bene. Vado ad applicare poi anche una matita della Kiko, la 102. La porto anche sotto l'occhio. Sull'inizio della palpebra mobile vado ad applicare un ombretto bianco. Io uso lo 01 Kill Out della Essence, un semplicissimo ombretto bianco. Mi fermo ad un quarto dell'occhio. E la porto anche sotto l'arcata sopraccigliare. Il secondo ombretto che vado ad applicare è questo Rosa Shock dalla mia palettina della Beauty Kay, la numero 2, ed uso questa qui, diciamo, dei colori molto accesi, ed uso questo colore qua. L'applico su tutta la restante palpebra. Vado a sfumare. Ora applico il 41 di Kiko, questa sorta di viola, con un pennello a penna nella piega dell'occhio. Faccio attenzione perché è molto molto pigmentato e scrivente. Sfumo per bene.
Ok, vado ad applicare un ombretto nero opaco su questo ombretto già messo in precedenza. Lo applico con un pennellino da precisione. Vado a sfumare per bene. Applico nuovamente il bianco sotto l'arcata sopraccigliare, sempre con questo pennello da sfumatura, giusto un goccino. Ok. Volendo riapplico un altro pochettino di rosa. Ok, applico leggermente anche sotto la palpebra con col pennellino, questo qui piccolino, insomma, il rosa. Ok, poi faccio diciamo una passatina veloce, ovvero prendo praticamente questi pure eyeshadow della Lila, che è una sorta di pigmento che però diciamo sono solo brillantini, insomma, faccio vedere questi qua, sono proprio carini, e col pennello da sfumatura ne prendo una manciatuccia e la applico così a caso su tutta la palpebra mobile. Come vedete non colorano, ma sono solamente dei brillantini, insomma, quindi non sono necessari. Allora, vado con l'eyeliner, riuso questo qui in penna della Deborah, voi usate qualsiasi eyeliner nero, vigorosamente il nero. Poi, messa l'eyeliner, applico la matita nera un attimino sotto l'occhio, qui e sotto e sopra all'interno dell'occhio. Applico la matita bianca, io uso questa qui della Essence che è super scrivente. Ovviamente poi puoi scegliere te se mettere la matita bianca o quella nera. Poi, ulteriore cosa, sotto l'occhio applico questi glitter in eyeliner della Lila, questi qui rosa. Pulisco per bene il pennellino perché non ne voglio tanti, insomma. E ne applico giusto due qua. Applico il mascara. In questo punto ti direi metti un pochettino di ciglia finta, però io non ce le ho, anche se il trucco è abbastanza vistoso già così. Sulle labbra io sono andata molto molto pesante perché ho applicato il 62 di Kiko, che è un rosso stupendo, davvero davvero bellissimo, ed è stupendo, guardate. Giusto perché insomma volevo provare come mi stava il rossetto rosso, e diciamo che con questo look per uscire, magari se non si tratta di discoteca, lo sconsiglio perché gli occhi li ho fatti molto pesanti, quindi lo vedo un po' non saprei, sì, mi crolla lo specchio, un po' inabbinato, anche se ci sta molto bene. Io ti consiglierei magari o un nude o un gloss leggermente tendente al rosa. D'altronde ti rifaccio vedere il trucco da vicino. Questo
look finito, a me piace davvero davvero tanto, è uscita una bella cosa. Nulla, spero ti piaccia e spero piaccia a tutte altre voi. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ragazze!